Se dovesse vincere il no, e di conseguenza Vabbè. stiamo vedendo che i sondaggi sono naturalmente a favore del no con un No, sono testa a 53%, testa i sondaggi. questo non è, no, abbiamo visto 50% una media, quindi indecisi. oggettivamente questi sono i dati che danno da Repubblica fino al giornale. Quello che abbiamo su questo verificato è che se vince il no non è una scusante per dire poi non sappiamo cosa succede. Innanzitutto bisognerà fare una nuova sintesi per una vera riforma costituzionale, ma nello stesso Ma tempo anche anche da questa è un una punto vera di vista riforma, poi si può dire no, elettorale. naturalmente. Mi scusi, non ho Anche sentito. questa è una vera riforma, poi si può Guardi, dire no, io sono naturalmente. dell'idea, io voglio estraniarmi dall'errore che già ha fatto Renzi di personalizzarlo, perché qui dobbiamo pensare prima ai cittadini che poi alle beghe di partito. Rapidamente, ho 3 minuti e devono parlare in tre, prego. Rapidissimamente, primo, io ritengo che bisogna avere un'unica Camera, quindi l'abolizione totale del Senato. Già i sindaci sono tutto il giorno sul loro territorio come i consiglieri regionali, non hanno tempo di andare poi a Roma costantemente. Secondo, io sono a favore del federalismo vero, anche fiscale. Se la Lombardia è una regione capace, Sì, ma qui non si deve vota essere prendere o messa fai lasciare, via. Comi, non è che possiamo dire quello che vorremmo, Come il prendere o suo partito ha votato due lasciare volte sì no. a questo.